Ciao a tutti, mi vedete? Me ne sto mangiando. Mentre mangi, perché bisogna essere nel vivo delle patatine San Carlo. Ci vedete qua, siamo all'aeroporto, siamo appena arrivati. Cioè appena. Già mezz'ora. È già mezz'ora che stiamo aspettando nel gate. E stiamo aspettando per una nostra nuova avventura. Tra poco ci sarà il volo e vi porterò con me, come sempre. Perché... Tanto lo sapete già, adesso stiamo caricando su Instagram, fino ad arrivare le foto. Esatto, qui ci sono tutte le cose che di solito solitamente porto, carta d'identità, cellulare, la mia nuova cover, patatine. Le patatine non devono mai mancare nei viaggi. Mai. Le San Carlo. Adesso io voglio portare le Pringles. Guarda che a Malta avevamo le Pringles. Quello è il nostro sponsor a Malta. Ah, siamo pervasi da inglesi, stanno tutti tornando in patria. Stanno rimpatriando, siamo un pochino qua. Ma dicendo tanti inglesi abbiamo dato un indizio. E vabbè, lo diciamo, andiamo a Londra. Si torna a Londra perché l'altra volta solo 2 giorni siamo stati. Questa volta vogliamo vivercela meglio per vedere più cose. Ormai qua si fa campeggio. Hai caricato la foto su Instagram? Perfetto. Quindi può ufficialmente darsi inizio il nostro viaggio. Seguite Savio Ganz. Savio Ganz. Siamo appena saliti sull'aereo e per fortuna siamo riusciti a sistemare le borse. 2 minuti nemmeno. Nella stiva, solitamente le portiamo sempre tra le gambe. È un apocalisse. Sì, esatto. Savio ha trovato una bellissima compagna di viaggio, un signore inglese dolcissimo. E qui si continua a mettere foto su Instagram. Tra 3 ore dovremo arrivare a Londra, quindi il viaggio che ci aspetta è abbastanza. Tra 3 ore arriviamo a Londra. Salio pauroso! Tu hai paura? No, io per niente. E dopo un lungo viaggio finalmente siamo nella camera d'hotel. L'hotel si chiama Primer Inn, ecco qua il logo. È carino. Sì, la stanza è molto bella, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Vado a vedere il bagno anche. Bagno molto semplice, con... il vano doccia abbastanza largo e la stanza è questa, ve la faccio vedere. Sì, è molto alto, se fate la proporzione con una persona è davvero molto alto. Naturalmente non deve mancare il Twinings. 5 per forza. Eh sì, perché siamo a Londra. C'è il fono, cosa molto molto importante. Vediamo la vista. La vista è abbastanza carina con i tipici paesaggi londinesi, bus. Ed è fatta, siamo arrivati al Primer Inn. Savio si è già auto preparato il pranzo. Leggerissimo, tonno cipolla. Tonno cipolla, perché abbiamo preso quelli più pesanti? Sono dei sandwich, i tipici sandwich. E non toccare con le mani. Voglio vedere, bisogna vloggare bene. Mentre guarda il paesaggio, si mangia il sandwich. È buono. Adesso lo mangio anch'io. Naturalmente le prese non sono quelle europee. Ma mio fratello ha escogitato. Grazie Ale per il tuo WhatsApp. Non fatelo a casa, eh. Infatti ci ha suggerito di fare questo. Allora, spiega cosa hai fatto. Fanculo sistemare in inglese. Praticamente con lo spazzolino elettrico, con l'aiuto dello spazzolino abbiamo, elettrico. Abbiamo, diciamo, sabotato la sicura. Siamo riusciti a inserire le prese per caricare gli iPhone, che sono scarichi. Ecco, vi faccio vedere la prima specie di animale che abbiamo trovato qua. Si chiama il Nicola Salveminus. Eccolo, fa finta di niente, in realtà vuole attirare attenzione. È in cattività in questo momento. Vive in cattività. Tu sei, che stai a fare? A fotografare i miei amici. Fatto. Ciao, bello. Come, così si chiamano i cavalli? Hey, ciao. Andiamo a fare un diretto. Quanto costa? Dice sì, vedi. Andiamo a fare un diretto. Finale, la donna finale. Che sussurrava i cavalli. Finale, no, se ero la donna che sussurrava i cavalli, dovevo dire... Hey. È femmina. È femmina, devo essere accorto che è femmina. È scritto female. Ah, femmina. Male è uomo, femmina è donna. Di Fefe. Eh? Fefe.
e anche se un po' in ritardo, alle 20 arriva il momento del tè. Siamo il tè dalle 5. Il tè dalle 5 alle 8. E mo ci siamo svegliati. Col fuso orario. Sì, perché ieri è stata una giornata assurda. Siamo arrivati alle 5 di mattina. E adesso ci vuole un bel tè. Ale, le prendiamo. Io voglio una birra inglese di quelle brutte. Perché sono brutte proprio. Sono brutte le inglesi. Inquinate. Mi sono inquinate. Le birre inquinate dell'Inghilterra. Mettono un strawberry, mettono. Mettono un po' di frutta. Non lo so neanche. Ehi, non prendere schifezze che non è vivo. Ed è quella che prenderò. Ciao Rosè. Ciao. Ciao. Che mi dici di bello? Niente, sto aspettando, dobbiamo ordinare da mangiare e dobbiamo prendere gli anelli fritti di cipolla. Ah, tra l'altro Rossella ha imparato a mangiare la cipolla. Cioè, quindi il mio alito sarà fetido. Prettamente fetido. Buongiorno, ci stiamo apprestando a fare colazione, inizia una nuova giornata. Abbiamo preso questo muffin ai mirtilli, è profumatissimo tra l'altro. E tu invece? Cioccolato. È già finito. Ale invece opta solo per un caffè. Solo e sempre caffè. Solo e sempre caffè per risvegliarsi. E poi ho preso anche questo succo di arancia. E adesso? È buono? Me lo fai assaggiare? È buono. È morbido, pensavo fosse asciutto, invece è morbido. Adesso dobbiamo prendere la metro per andare a Camden Town. E ero curiosa perché l'altra volta non siamo riusciti ad andare. Stanno ricaricando le nostre carte, le nostre visite. Questa è la Oyster Card che serve praticamente, come ben sapete, per girare nei mezzi di trasporto. Quindi questa vale a me? Proviamo. Dai, fai vedere. Fai vedere. Okay. Controlla il credito perché mi sa che si sta esaurendo. Siamo in metro, dovremmo arrivare tra mezz'ora. E oggi c'è anche il sole, siamo felici per questo, perché Londra ci ha accolto col sole e non è una cosa... Spiega bene che Londra, per andare da una parte all'altra, ci vuole al minimo mezz'ora. Bisogna aspettare, bisogna spostarsi con dei mezzi appositi, aspettare. È abbastanza distante Camden Town, però ne vale la pena vederla. Cosa te ne pare di Camden Town? Abbastanza soddisfatto. Sì, ci sono tanti mercatini. Se vi interessa, diciamo, lo shopping, dovete assolutamente farci un salto. È pieno zeppo di turisti. Soprattutto italiani. Soprattutto italiani, esatto. Non è consigliabile passare, cioè venire di sera, ma venite di mattina che è meglio. Bellissimo questo palazzo. Che siamo solo a martedì e c'è questa folla. Immaginate nel fine settimana cosa c'è. Ma secondo me è sempre uguale. È sempre uguale, è sempre, uguale. È sempre fine settimana. Un attimo, ho perso la mia guida, Ale. Bellissimi gufi. Qui c'è un paesaggio che ricorda molto Venezia, con un ponticciolo. Non riesco a capire cosa sia questo corso d'acqua. La fogna. No! Merda. Qui invece è la zona cibo, cibaria, c'è un odore di cipolla assurdo. Hanno notato che mangiano più cipolla qui che in Grecia. E noi abbiamo mangiato cipolla ieri e oggi, e io oggi non la voglio la cipolla, mi raccomando. Solo l'odore oggi mi va bene. Si stanno arrostendo di tutto, si arrosta di tutto, come potete vedere. Tipo questo è vegano, questo panino. Poi ci sono verdure di tutti i tipi. Un odore che è indescrivibile, sì. Perché è l'ora di pranzo adesso. Siamo nell'ora di punta a Camden Town. Salmone. Carne. Carne.
Non me lo offre. Cioè l'ha offerto a tutti i turisti tranne che a me, andiamo. Attiva te, c'è. È il metro nel vlog. Adesso me ne vado perché non mi hanno offerto la carne, l'hanno offerta a tutti i turisti. Perché tu sei andata di proposito, sei andata. Volevo solo assaggiare in realtà. Se n'è accorta la ragazza e non mi ha dato nulla. La solita sproccone. E io gli ho chiesto in inglese, what is this? Che cosa è? Is beef. Ma non me l'ha data la carne. Vabbè, pazienza. Mi sta venendo un languorino. Il cinese. Da capo dei cinesi. Sono qua il cinese. Vlog a Londra. Dove si va a mangiare? Vlog 2 a Londra, la vendetta. Torneremo dai cinesi. Chi lo sa se troveremo un'offerta migliore. Intanto vi faccio vedere. Il giapponese, lui mi sfamerà. And I see you again, cinese. Stiamo tornando. Questo è l'MM's World. Bellissimo, tra l'altro. Solo che credo che sia monotematico, come c'è cioè, felpe di Memens, quello di Memens. Mamus, mamus. Ho sempre desiderato avere una caricatura tutta mia. Si tende una caricatura. No! Si tende una caricatura tua. Smettila! Sei cattivo! E si torna ancora una volta a mangiare al cinese. Sempre. Sì, ormai è un rito. Cosa hai preso? Non lo so. Non lo so, cici. Forse pollo. E forse non lo so. Forse patate. Non si. Savio che mangia carne di dubbia provenienza. Cane. Cane? Ma sei scemo, dai. Cagna. Cagna. Alla fine siamo anche entrati nel mondo delle memes. Ci sono memes ovunque. Si balla e si compra qualsiasi cosa che è dedicata alle memes. Sei l'unica a ballare qua, perché dici che si balla? Me ne frega, sto a Londra e ballo. Pieno, zeppo. Ci sono più memes qui che in tutto il mondo. Infatti perché sono tutte colorate. Tutte colorate. Assurdo. Savio, serviti. Inizia. Ma io mangio qua, non parlo. No! Io ho preso questa polacca gigante. Tavoli che oscillano, molto scomodi. Ale ha un bel panino salato. Io prendo sempre quello che prende Savio perché lui prende le cose buone, quindi automaticamente mi fido. Ogni volta prende la cacata. È il mio solito succo d'arancia, buonissimo. Siamo appena arrivati nel British Museum, non potevamo fare tappa perché comunque il patrimonio artistico è assurdo. Siamo appena entrati, abbiamo visto su alcune sculture siciliane, facevano parte dell'arte siciliana. Savio ha trovato un vaso fabbricato in Puglia. Cioè praticamente può darsi che sono raffigurati i nostri... di tua madre, tua zia. Dai, non toccare. Cioè lo sai cosa significa toccare una cosa del genere? Formalmente in possesso del principe Napoleone Bonaparte. Napoleone? Fa parte proprio te. Butto a terra. Smettila, perché non lo so, boh, sembra situazioni Peter Griffin tu. Allora, mo, che te ne pare? È tutto stupendo. Amo la merda, mi dove la merda? La merda maglia. No! La merda. La merda maglia. No, un serpente. Savio, per favore. Quest'altro invece era un tipico chirurgo estetico di allora. Perché? Perché sta facendo una rinoplastica. No. Sta facendo una rinoplastica. Perché li sta spaccando? Oh scusa, sorry. Allundane. Sorry. Sta facendo una rinoplastica. Sì, non c'è bisogno che lo dici in dialetto, talundane. Ho detto solo sorry. Abbiamo anche fatto suonare l'allarme. Sì, per vedere la rinoplastica. Cosa stai fotografando? Maurizio Costanzo. Questo? Questo è Maurizio Costanzo. Ok. Qui invece è Gengis Khan. Lì è Carlo Conti. No! Questa è la danza del freddo. Come si fa la danza del freddo? Sbatti i piedi, i talloni a terra così. Ah, i talloni. Fai così con la testa. Questo che museo è? Questo.
Il museo dei dinosauri. Speriamo che stanno i dinosauri. Il museo di prima mi sono rotto i coglioni. Siamo alla ricerca dei dinosauri. Io vediamo. Sì, ci incazziamo. Sei contento? Li abbiamo trovati i dinosauri. Finalmente. Morti, ma stanno. Che ti aspettavi? I dinosauri vivi. Che testa piccola in confronto al corpo. Vi aspettavate che i serpenti al loro interno... Che così sono da dentro? Sono così. Ma sembrano che sono gommosi, non sanno. Gommosi? Un muscolo. Però è vero. Pure io mi aspettavo una cosa del genere. Mamma mia. Ehi, ma sono di qua gli altri dinosauri? Di qua dovrebbero essere. Vediamo, vai. Dinosauri. Sì. Oh, cazzo. Ah! Ok, sì. Madonna. È la giungla! No, ma queste sono le balene ciccione! Che balene, no! Balene ciccione! Mamma mia! Quella è pieno! La fidanzata di Ale! No! No. In realtà siamo da 10 minuti in cerca dell'uscita. Persi nel National Museum. Farti rimanere qua. National Gallery. Ci vogliono così diventi un fossile anche tu. Ecco in realtà perché... vogliono farci diventare tre fossili. Ci vogliono mettere là dentro. Esatto. In bachecarci. Dov'è l'uscita? Non è che si esce di qua. Aspetta. Vedo persone camminare. Aspetta. Sì. Abbiamo trovato l'uscita. Questo è tutto. Da qui è tutto. National Gallery, siamo riusciti ad uscire. No. Oh minchia. No, non si minchia, apre. Questa è presa male. Intanto mi sto scattando dei selfie con il Big Ben alle mie spalle. Qui sono 3 gradi saranno. Fa freddissimo, sto soffrendo il freddo, lo faccio... Guardate a me. Lo faccio per mio re, sai, è diventato un attaccapanni ormai. Vivente. Esatto. È venuto il sole, mi sta aiutando, grazie Londra. Grazie. Ma sono sempre 3 gradi. Ma non lo so, sto bene, dai. Stanno tutti guardando, è nuda. Però c'è chi fa footing qui a Londra. Pazzi. Pazzi. Esatto. Nel spoglio sotto il Big Ben. Lo intitoliamo così allora. Sì. E non è bugia. Non possono dire che è un titolo ingannevole. Mi sto spogliando sotto il Big Ben. Così facciamo più visualizzazioni. No, con 3 gradi. E poi credi di aver osato a maniche corte. C'è chi è in mutande qua. Sta in mutande. Non so far cosa, non so perché. Voleva prendere in braccio quella ragazza in mutande. C'è giusto? La principessa. Dove? La principessa. Dove sta la principessa? La principessa di cosa, scusa? Di sto cazzo. No! Un anno dopo. Un anno dopo. Mi morde? Sì che ti morde. Pensa che ho da mangiare, vero? Ma metti la mano, vediamo che fa. Sì. Oh no. Morde davvero. No. Che schifo. Non è. Non voglio solo accarezzare. Metti la mano in testa. Ho paura. Cigno curioso. No, non si mangia la penneccia. La sto mangiando, gli piace. Descrivici il tuo piatto. Lasagna. Lasagna con... melanzana ripiena. Wow. Insalata mista. La melanzana ripiena, insalata, non mi ricordo come si chiama. Le patate con le ho finite. Io invece ho preso questo cannellone con dentro le spinaci, insalata e tacchino. Davvero ottimo. Buono. Cioè meglio di quello che fanno le nonne in Puglia. Quindi a Londra si mangia bene. Cioè, cosa ci hanno fatto mangiare per anni le nonne maledette? No, dai, sono buone le cose delle nonne. Oxygen is flowing. To secure the mask, pull one end of the strap. Adults traveling with young children, please attend to your own mask first. Your life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of landing in water, remove the jacket from its pocket and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front and secure as the crew are now demonstrating. To inflate the life jacket, and sharpie on the red toggle. There is a mouthpiece for further in-